tough game for us. Our goal was defensively to play good with the shooters, because 3 years got a very good perimeter. Everybody got the percentage four and over the four. It's Fernandez, Carriero, Sanders, Strautmings. It's mean if we don't play not pressure enough, it's mean like they open the game, it's every time open shot get in. After that we try to react, but anyway we received 24, 26. It's how defense was today, very bad. We were late on the situation, maybe exception on last quarter when we start to react, start to play some switching defense, contest the shot, not give up low block. But I think it's deciding was third quarter when we received 39 points. And we come after the break, it's not ready. We come mentally soft, and I don't play enough defense, and first 3-4 minutes we don't execute the play well offensively, and for sure Trieste punish us. It's mean Trieste good team, they deserve to win, and we didn't show up exception first and then fourth quarter our character, but fourth quarter we start at least to be better, to fight, even was close to 30 points difference. Okay, we lead some difference, but this example, like the guys don't give up, and it's for us, it's, it could be not excuse about our situation in the club, because now without Tony Mitchell, without blah, 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 but it's bullshit, it's excuse. And I tell to them, it's like all world now watch, even you stay like 3 months without money, but I mean, it's not excuse, you have to go forward, move forward, and doesn't matter if we decide to stay in the team and come on the floor, have to give a maximum and continue like a warriors. You know, it's not to cry about this, not to say like with this situation. But I don't believe this. I believe when people come and like a man, you know, they stay until the end and they show character, because they are athletes, they professional player, they best. I think best part of their life now. And now, only one good moment for us. It's like fourth quarter. We show the character. You know. It's not everybody, but this five player who was on the court, they show the character, they don't give up. Because in life, you've got a kick. Very important how you stand up after that. You know, you're not crying, no run away. You just stay in a strong face up the problem, face to face. And they did it. I tell them in the locker room right now. You have to get one break, and we know the situation about our future, we continue or not. And most important in life, to be personality, to be the man, sportsman until the end, and they did. It's like congratulations for the Trieste. Wish all the best, but we have to continue. Sì, allora faccio riassunto, scusate. Allora parto dall'ultima parte. Fa prima di tutto complimenti a Trieste, augura il meglio a Trieste perché ha meritato di vincere. Mentre tornando invece all'inizio dell'intervento del coach, dice che è stata una partita molto dura. L'obiettivo di Cantù era quello di fermare i tiratori di Trieste come Cavaliero, Strautins, Fernandez, Sanders, essere molto, molto competitivi sul perimetro, ma non ci sono riusciti. Bisognava avere molta più pressione, invece Cantù ha concesso troppi tiri aperti a Trieste. La squadra poi ha cominciato a reagire, ma non basta reagire quando si è sotto di 20 o più punti, anche 24 punti. La reazione è arrivata nel quarto quarto, quando qualcosa si è visto, la squadra ha cominciato a giocare, ma soprattutto a contestare i tiri, perché durante tutto l'arco della partita questa cosa non è successa. E parlava di mentalità troppo soft, troppo morbida. La squadra non ha giocato come una squadra deve giocare in difesa, e per questo Trieste ha punito Cantù su tante situazioni, proprio facendo riferimento più volte su troppi tiri aperti. Ha vinto la squadra che sicuramente ha meritato di più, è uscito poi fuori il carattere, ha ribadito, ma troppo tardi. Dice che questo non è un momento facile per Cantù, non c'era anche Tony Mitchell, ma questa non è una scusa. Lo sapete, ci sono tante notizie, tante voci, tante cavolate in giro, ma questa non è una scusa, non sono scuse. Perché i giocatori devono giocare da guerrieri, devono giocare da veri uomini, ed è quello che ha detto anche nello spogliatoio a tutti a fine partita adesso, il motivo del suo ritardo. Ha detto che la vita va avanti e bisogna avere un carattere, una mentalità come quella
un guerriero, perché nella vita bisogna affrontare anche questo. Ho fatto un esempio: la vita spesso ti dà un colpo, un pugno, ma bisogna rimanere in piedi, non bisogna cadere. Quindi guardiamo al futuro, perché il futuro va avanti, guardiamo avanti.